Buongiorno, ben ritrovati, bentornati dalle ferie per chi è tornato, comunque buon settembre, buon rientro al lavoro, alle attività lavorative, alla scuola per i nostri figli. Oggi parliamo di come l'aumentare il peso può essere un rischio importante di tipo cardiovascolare, ma anche un rischio per il nostro cervello. E quindi noi del progetto Mente Giovane siamo molto attenti a questo aspetto. Non è tanto il peso in quanto peso assoluto e non è nemmeno l'indice di massa corporea che misura il grasso. Normalmente usiamo questi due parametri, appunto peso e indice di massa corporea. Invece noi dovremmo proprio misurare esattamente quello che è il grasso, la quantità di grasso rispetto alla quantità di muscolo, ma soprattutto all'interno del grasso vi volevo raccontare oggi che ci sono due tipi di grasso molto pericolosi. Sono uno il grasso viscerale, cioè quello che si indova, si sistema proprio all'interno del nostro addome e quindi quello che modifica il nostro punto vita. L'altro è il grasso ectopico, cioè quello che si situa vicino al nostro fegato e in situazione pericardica, quindi vicino al nostro cuore. Questi due tipi di grasso sono quelli pericolosi, sono quelli che appunto sono nemici molto poco noti rispetto all'obesità in senso lato e sono quelli che dobbiamo debellare proprio per raggiungere la massima prevenzione nelle patologie cardiovascolari e comunque di tutti gli organi, vedremo quali. Questo è una review della letteratura che è appena stata pubblicata su Lancet Diabete e Endocrinologia del 1° di settembre e che ci dice che per valutare questi due tipi di grassi non bastano soltanto, cioè non è che dobbiamo per forza usare l'attacco, la risonanza magnetica dell'addome, che sono esami ovviamente costosi, invasivi e di poca accessibilità. Potrebbe essere utile il punto vita. E inoltre fare un rapporto tra punto vita e trigliceridi. Si chiama appunto la circonferenza vita ipertrigliceridemica. Ok? A parte questo parolone, comunque punto vita e trigliceridi nel sangue. Questi due parametri ci possono essere molto utili per capire se hai grasso viscerale e grasso ectopico, che abbiamo detto essere fondamentali per poter fare la prevenzione cardiocircolatoria delle patologie anche del sistema nervoso centrale. E ti dico quali sono i problemi che possono provocare l'accumulo di grasso viscerale e grasso ectopico. Per esempio resistenza insulinica, alterata tolleranza ai carboidrati, diabete di tipo 2, poi anche tutte le patologie cardiovascolari, quindi l'ipertensione, la cardiomiopatia, quindi tutti i problemi vascolari anche del nostro cuore. Le patologie respiratorie, pensa anche soltanto alle apnee da sonno, oppure la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, tutte le patologie neurologiche come l'ictus, il ridotto volume cerebrale, le ridotte funzioni cognitive, la demenza di tipo vascolare, quindi sono tutte patologie che sono correlate al grasso sia viscerale che ectopico. Comunque, tra tutte queste brutte notizie, ti do anche una bella notizia, cioè dà molta soddisfazione ridurre il grasso viscerale e il grasso ectopico perché una perdita di peso del 7% dà in media una riduzione del 25% del grasso viscerale. Quindi diciamo che in percentuale, quando andiamo a calare il peso, andiamo a calare soprattutto quello che è il grasso pericoloso. Quindi con questo ti saluto, ti abbraccio, ti auguro una buona riduzione di peso, ma soprattutto una buona riduzione dei due grassi più pericolosi, che sono quello viscerale e quello ectopico. Buona giornata e a presto nel progetto Mente Giovane. Ciao!